E per questa nuova puntata di Viaggio in Molise ci siamo trasferiti nell'ambientazione del Oktoberfest, ma in realtà siamo a Frosolone da Antichi Sapori di Colombina per la 10ª edizione dell'Oktoberfest del Molise. Qui sono riproposte 3 delle 6 birre tipiche di questa festa, originaria appunto di Monaco di Baviera, ma riproposta in tutto e per tutto nella sua originalità qui a Frosolone per questo weekend, che in realtà è il primo di 3 weekend. Antichi Sapori di Colombina si trasforma ed assume le sembianze appunto dell'autentico Oktoberfest. C'è la possibilità appunto di degustare le birre tipiche di questa festa e anche piatti tipici bavaresi. Dunque restate con noi in questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Allora, parlaci un po' di questa, sappiamo, antichissima tradizione dell'Oktoberfest che avete voluto riproporre qui da Antichi Sapori di Colombina. Sì, praticamente questa festa dell'Oktoberfest ha origini antichissime, quindi si parla del lontano 1810, dove praticamente in occasione di un matrimonio molto importante fu ideata questa festa. E quindi di anno in anno si è riprodotta e praticamente è diventato il festival mondiale più importante per quanto riguarda la birra. Ovviamente questo avviene a Monaco, dove i sei birrifici più importanti propongono le loro birre in un Luna Park di circa 42.000 ettari. E niente, praticamente c'è l'apertura del sindaco di una delle botti e da lì si parte con tutti i festeggiamenti dell'Oktoberfest ogni anno. Questa è, diciamo, è una festa che è diventata una vera e propria istituzione per Monaco di Baviera, ma che è anche riproposta qui a chilometri di distanza, ha un po' lo stesso sapore. Sì, assolutamente, qui abbiamo cercato di riprodurre l'aria che si respira proprio a Monaco, con canti, balli, ma soprattutto con il cibo e la bevanda. Abbiamo raggiunto intanto Colomba, qui da Antichi Sapori di Colombina il locale si presta bene ad accogliere questo Oktoberfest del Molise, che ricordiamo quest'anno la 10ª edizione, e dunque ogni anno si cerca di migliorare e c'è sempre un buon riscontro da parte del pubblico. Sì, infatti abbiamo notato che questa è una festa che ha un ottimo riscontro, questa infatti è la 10ª edizione e noi cerchiamo sempre di diciamo, unire lo spirito, diciamo, dell'Oktoberfest di Monaco, ma anche le tradizioni italiane, perché ad esempio uniamo i piatti tipici di Monaco alle pizze. Dunque una 10ª edizione quest'anno che è cresciuta nel tempo e che si è evoluta. Sì, inizialmente la festa non veniva svolta nel locale, andavamo nelle piazze, ad esempio nella piazza di Frosolone, Carpinone, Oratino, poi abbiamo deciso di portare la festa qui a Frosolone per cercare, diciamo, di unire tutte le persone, Frosolone. Ricordiamo, questo è il primo di 3 weekend appunto in cui qui ad Antichi Sapori di Colombina ci sarà questo Oktoberfest del Molise, quindi ci sarà il weekend del 16 appunto oggi, quello del 23 e del 30 ottobre. Sì, allora il prossimo weekend avremo venerdì la cover di Rino Gaetano, il sabato la cover di Luciano Ligabue, il prossimo weekend ancora ci sarà una band locale, Romanzo Musicale, e il sabato avremo una band sempre locale, Marshmallow. Dunque ce n'è davvero per tutti i gusti e non si può scappare, se si salta un weekend ce ne sono altri 2 di scorta, quindi un appuntamento a cui non si può rinunciare. Sì, noi vi aspettiamo qui. To love.
era buona la birra? Sì, sì. Vedo, avete gradito e avete finito? Nemmeno un litro. Abbiamo finito. Cosa avete mangiato? Un po' di tutto. Sting, tutto. Voi da dove venite? Siete una piccola comitiva? Di dove siete? Civitanova sempre. È la prima volta che vi trovate, che venite a questa festa? Anche l'anno scorso. Ogni tanto ci facciamo. Vi è piaciuta l'anno scorso? Sì. E siete tornati? Sì, e abbiamo ritornato. Buona serata allora. Grazie. Da dove venite? Siamo di Boiano. Da Boiano. Vediamo i piatti vuoti, cosa avete mangiato? Abbiamo appena degustato dell'ottimo stingo di porco, che è tipico tradizionale di questa festa, e poi questa birra che ci accompagna in questa serata veramente bella. Siete una bella comitiva, è la prima volta che venite a questo Oktoberfest del Molise? No, ogni anno veniamo, siamo ormai i clienti storici di questo locale, ci fa piacere. Questa è soltanto il primo weekend, ci sarà la possibilità poi magari di anche tornare, ci saranno altri 3 weekend dedicati a questa festa. Sicuramente sì, noi poi siamo sempre insieme, quindi nell'arco delle prossime serate sicuramente ci risaremo e non ce le facciamo scappare. Buon proseguimento intanto. Grazie mille, buonasera. Antonio, siamo a Frosolone, Oktoberfest del Molise. Tu ogni anno torni per degustare questi buoni piatti tipici della cucina bavarese. Sì, 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 è vero. Ormai so da tanti anni che si fa. E quale piatto preferisci di questa festa? Ah, per me sono tutti quanti uguali, sono tutti quanti buoni, insomma. Lo stinco, i wurstel, sì, tutto sì, buono. Sì, sì, tutto quanto buono. E un goccio di birra, le novità, le birre novità, quelle mi piacciono tanto, però un goccio ne bevo. Vera e responsabile. Sì, sì, sì. Andrea, sei capofila di questa tavolata lunghissima e vediamo anche molto affamata. Vi abbiamo interrotto nel bel mezzo appunto della cena. Cosa state mangiando di buono? Ma stiamo mangiando dello stingo con delle patate accompagnato da un'ottima birra. Stiamo qui tutti insieme, ci stiamo divertendo. Voi siete tutti di Frosolone, eh? Ed è bello avere appunto, dopo già una ricca estate frosolonese, avere altri eventi con l'inizio dell'autunno per divertirsi in casa. Certo, è una festa che tutti gli anni noi frequentiamo tutti insieme, ci fa stare bene, ci fa divertire e siamo qui tutti contenti per passare questa serata, diciamo. Allora, buona serata, vi lasciamo mangiare e poi la serata è lunghissima. Grazie e buona serata.